Oggi siamo a Canale d'Agordo, siamo venuti a trovare il sindaco Flavio Colcerian per parlare appunto del suo paese. Buongiorno. Buongiorno a lei. Partiamo subito dal dato più noto di questo paese, che è insomma il fatto di aver dato i natali a Papa Luciani. Negli ultimi mesi c'è stata una novità molto, molto importante che sicuramente vi dà grande orgoglio, no? Beh, certo, sappiamo che la causa di beatificazione ormai è avviata, il miracolo è stato accertato. Devo dire che l'opera dei postulatori, in qua la dottoressa Falasca e don Davide Fiocco, è stata grandiosa anche per la raccolta ponderosa che hanno fatto di testimonianze e questo ha portato appunto alla fine a far riconoscere la santità di Luciani. D'altronde, conoscendo Luciani e pensando alla figura di questo mio paesano, che io non ho avuto la fortuna di conoscere particolarmente, in quanto non frequentando la chiesa, però seguivo quelle che erano le sue opere e tutto. Per Canale chiaramente questo è un momento importante, ma non è solo per Canale d'Agordo, è per l'Agordino, per il Bellunese. Abbiamo avuto un papa particolare e alle volte noi non ci rendiamo conto dell'importanza di aver avuto un papa, ma ho già avuto occasione di dirlo. Siamo talmente abituati a essere umili come lo era il papa che non riusciamo a cogliere l'importanza di avere tra di noi personaggi importanti come è stato appunto un papa che nasce a Canale d'Agordo, un papa che se poi, io non credo nello Spirito Santo, ma chiaramente se la Chiesa ha individuato in quella persona il capo, quello che poteva reggere un pontificato che ha 1,5 miliardi di fedeli, vuol dire che era stata una scelta accurata, che era l'uomo giusto e sono convinto che era l'uomo veramente che portava avanti quello che era un processo che la Chiesa aveva maturato col Concilio e era una continuità, se pensiamo anche al gesto di Paolo VI che mette la mantella sulle spalle di Luciani, vuol dire che era un discorso proprio di continuità di una chiesa che stava vivendo una transizione e che riusciva a capire che i tempi erano cambiati e che bisognava seguire i tempi. Quindi un papa importante, credo. Purtroppo non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio, visto la brevità del pontificato. Ma già si intuiva quali erano i suoi cardini sui quali si muoveva. Ecco, la storia di Luciani, non solo quella diciamo religiosa, ma anche quella poi no, insomma, della sua gioventù qui a Canale, è ricordata molto bene nel museo qui a fianco. Sì, c'è un museo qua che ricorda e che ripercorre le tappe di quello che è stata la vita di questo figlio di emigranti che è diventato parroco, che è diventato vescovo, patriarca e alla fine anche. E questo museo è stato curato e ha un percorso molto bello e lo si capisce visitandolo. Poi abbiamo la fortuna di avere il curatore del museo, il direttore, che è Loris Serafini, che è una persona che sta dedicando proprio tanto del suo tempo con passione. E poi è un ricercatore molto attento e vedo che sta riuscendo a divulgare l'opera di questo Papa e far sì che un maggior numero di persone sempre sia attratta da questo. E a parte la pandemia che ha bloccato tutto, ormai c'era un notevole flusso di visitatori che veniva. Speriamo che questo riprenda, ma non solo proprio da un punto di vista economico, anche perché diventa importante vedere che la gente capisce qual è stata
l'opera, sia pur di un pontificato breve, di questo nostro paesano. Ecco, non è l'unico religioso che ha fatto qualcosa di storico e che è legato a Canale, insomma c'è anche la storia di Don Antonio della Lucia, fra poco saranno 150 anni, se non sbaglio, dall'apertura della prima latteria che poi ha creato un modello. Beh, ha fatto bene a ricordarmelo perché ho proprio qua sotto gli occhi un libro proprio edito da, scritto da Loris Serafini, Il Cavaliere Don Antonio della Lucia. È una ricerca su questa figura incredibile, perché pensate un attimo a questo parroco nel 1800 che riesce a convincere questa ritrosia che era insita negli abitanti qua, molto famiglie tutte legate e che dovevano vivere in maniera autosufficiente di quello che era, a vivere un rapporto diverso, molto più comunitario, e quindi riuscire a conferire il latte, creare questa latteria. E poi non dobbiamo dimenticarci che questo parroco ha anche creato una biblioteca itinerante, un carretto con cui girava trascinando e portando i volumi nelle varie frazioni per insegnare a leggere, per divulgare la lettura. Una figura straordinaria, e d'altronde questa è stata la prima latteria cooperativa d'Italia. Stiamo cercando di portare avanti un discorso di recupero in modo da completare un percorso museale, che non vuol dire imbalsamare il paese perché è un museo, ma che il visitatore che viene a Canale d'Agordo possa godere di quella testimonianza di storia che un piccolo paese, un borgo così piccolo, una valle così piccola comunque ha dato, perché non è solo Canale d'Agordo, è la Valle del Bioisi che ha fornito persone eccellenti nel campo della pittura, della scultura, anche della letteratura. Pensiamo a Murer e a Dante Moro per quello che riguarda la pittura e la scultura nel Novecento. Pensiamo ad Appos per quanto riguarda la poesia, la letteratura, a Giuseppe Zais, un grande paesaggista dell'Ottocento, le cui opere si trovano in tutti i musei del mondo. Abbiamo poi artisti anche locali, nuovi, e quindi questo fiorire di talenti in questa valle è importante. Allora dicevo, se noi riusciamo a far sì che chi viene trovi, oltre alla bellezza naturale che è indiscutibile, queste montagne sono belle, anche un percorso culturale diventa importante, partendo da Vallada, dove abbiamo un monumento nazionale che è la chiesa di San Simon, arrivare a Canale col museo, la Casa delle Regole, poter visitare la latteria, la prima latteria d'Italia, la casa dove è nato Don Albino Luciani, che adesso penso a marzo verrà inaugurata ufficialmente con anche la statua, che finalmente ci sarà una statua che ricorda il nostro Papa, per poi proseguire a Falcade, il Museo Murer e tanto altro. Quindi anche una opportunità culturale per chi viene in queste valli, che non è solo sciare, che non è solo camminare, che non è solo raccogliere funghi. Ecco, l'aspetto paesaggistico naturalmente rimane, anche questo territorio come altri ha subito, no? L'influsso di Vaia, un influsso molto negativo. Eh beh sì, Vaia è stata una batosta dura per questo territorio, l'ha sconvolto molto, soprattutto la Valle di Gares è stata sconvolta. In questi 3 anni si è lavorato molto, abbiamo avuto fondi che sono stati gestiti direttamente dai servizi forestali in maniera molto oculata e con interventi precisi, altri gestiti direttamente dal comune. Grazie alle procedure rapide con cui si poteva avviare questi lavori, siamo per completare delle somme ingenti che sono arrivate. È chiaro che ripristinare così come era prima di Vaia il territorio ci vorrà del tempo, le ferite si rimarginano col tempo, ricresceranno gli alberi, ritornerà l'erba dove l'acqua aveva portato ghiaia, però diciamo che da un punto di vista idraulico stiamo mettendo in sicurezza, e credo che le opere siano quasi completate,
per la messa in sicurezza da un punto di vista idraulico. Adesso si tratta di intervenire su un'altra disgrazia che è legata a Vaia e che è la malattia dell'abete col bostrico, che sta minacciando in maniera molto seria le abetaie. Alcuni dottori forestali mi dicono che anticamente questo non era una foresta di abeti, ma una foresta di faggi. Vuol dire che la storia, il ciclo, diciamo, naturale farà il suo corso. Torneremo a avere il faggio, però ci vorrà del tempo. Per il momento stiamo perdendo parecchi boschi di abeti e questo è, per dire, come un pugno nello stomaco venire e vedere questo bosco giallo, questo bosco secco, che adesso stiamo togliendo, però per un po' di tempo rimarrà questa ferita aperta, questa mancanza di vegetazione all'interno della montagna. Speriamo di risanarla il più presto possibile. Ecco, purtroppo i comuni hanno dovuto affrontare non solo questa emergenza, poi ce ne sono state altre legate al meteo, poi è arrivato il Covid che ha creato insomma, grossi problemi, grossi disagi. In questo periodo come la state vivendo a Canale? Io devo dire che a Canale ho visto tutte le medie che mi arrivano dei tassi di vaccinazione. Rientriamo perfettamente nella media veneta, la gente ha risposto in maniera intelligente, io uso questo termine, non voglio andare a discriminare chi non vuole vaccinarsi e chi non crede che questo sia un virus, però io dico, viviamo in uno stato che è talmente bello, che ha una costituzione talmente bella che permette a tutti di esprimere le proprie opinioni. E proprio sentivo l'altra sera un giurista che diceva anche se le opinioni sono sbagliate, la Costituzione permette di dirle. Chiaramente negare quello che è questa pandemia è un pochino così aleatorio, però bisogna rispettare le opinioni di tutti. Canale ha risposto bene, gli abitanti di Canale sono vaccinati sull'84-85%, quindi è una percentuale molto alta e siamo stati per un periodo completamente zona bianca senza neanche un positivo, adesso ne abbiamo un po', stranamente sono persone che non erano vaccinate, però io devo rispetto anche questa opinione. D'altronde l'altro giorno mi dicevano, proprio seguivo una statistica che dicevano che c'è una percentuale ancora notevole di italiani che dicono che gli americani non sono arrivati sulla Luna. Che cosa si dice a uno che ti dice no, non ci credo, non ci credo, basta. Non vale neanche la pena di confrontarsi di fronte a delle posizioni in questo modo. Le rispetto, ma non le condivido. Sempre in tema di sanità, non è passato molto da quando c'è stata l'inaugurazione dei nuovi locali del pronto soccorso di Agordo. Lì a livello di territorio avete fatto una scelta, cioè utilizzare i fondi di confine per un servizio, diciamo, che va oltre, no? Il singolo comune, va nel comprensorio. È importantissimo perché quando noi riflettiamo su quello che serve per mantenere la gente in montagna, io penso che la prima cosa che dobbiamo avere è dare a chi vive in montagna un senso di sicurezza, perché se lei nota, quando le persone diventano anziane, questo territorio che è bellissimo crea anche delle difficoltà per gli anziani, c'è la neve, c'è il freddo, c'è anche l'ansia di avere la malattia e di essere distante dal centro che può guarire, e allora chiaramente, quasi inconsciamente, la gente si sposta dove pensa di trovare maggiori servizi. Mantenere una struttura sanitaria in montagna lo so che è molto più costosa che un grande ospedale dove è tutto concentrato, tipo Belluno, Padova, Treviso, dove si fa anche medicina di eccellenza.
ma assolutamente bisogna mantenere i servizi in montagna. La sanità è una delle funzioni più importanti per dare garanzia alla gente di stare. Quello che è stato fatto ad Agordo è importante, poi è importante che coi fondi di area interna vengano ristrutturati e attrezzati in maniera nuova due distretti sanitari, uno a Caprile e uno a Canale d'Agordo, che diventeranno quindi anche un centro a cui la gente potrà ulteriormente trovare tutto quello che serve. Perché per la montagna, io dico, bisogna mantenere servizi. Così, come dico, bisogna ripristinare tutta una serie di strutture, chiamiamolo di vicinato, perché la gente stia qua, che non doveva prendere la macchina per andare a fare la spesa, ma che riabituarla. Solo così si fa. E qual è uno dei problemi? Che ogni comune, ogni sindaco pensa di dare un contributo per questo. È che io sempre di più mi rendo conto che non è la risposta di un singolo comune che può dare risposta ai problemi della montagna. Ci vuole veramente una politica nuova nei confronti della montagna, che permetta a chi vive in montagna di avviare delle attività legate al territorio senza dover combattere e fare una nuova resistenza. In Italia abbiamo avuto la resistenza che ci ha data la Costituzione. Adesso noi dobbiamo fare una nuova resistenza contro la burocrazia. E ho visto esempi di alcuni ragazzi qua che vogliono incominciare a fare delle attività che sono bloccati, sono proprio schiacciati da tutte queste regole, tutte queste regolette, tutte queste. Diventa estremamente difficile, cioè, invece di aiutare e di fare una strada spianata in discesa per questi ragazzi che vogliono fare, devono combattere contro questa burocrazia. Io direi che dovremmo trovare un modo per aiutare quella piccola imprenditoria che vuole partire in montagna, che è fatta da giovani, altrimenti li perdiamo, questa è la verità. Grazie mille. Bene, grazie a lei. E quindi alla prossima, ciao!